Un saluto avvolgente a tutti voi, cari esploratori del crime. Non importa che siate venuti qui di vostra spontanea volontà, tirati dal canto di una notifica, oppure che siate capitati da queste parti per puro caso. Questa è la zona oscura e per chi non lo sapesse, ogni settimana vi racconto casi di cronaca più o meno famosi avvenuti in giro per il mondo. Quindi, se colpevolmente non siete ancora iscritti al canale, cliccate quel malefico bottone ed entrate a far parte del club. Quello che vi racconterò oggi è un caso datato 1999. Ci sono pochissime immagini e quelle che ho trovato non le posso mettere perché troppo disturbanti. Sì, lo so che molti di voi sono curiosi come delle scimmie assassine, quindi alla fine del video vi dirò su quale sito ho visto le immagini, ma per questo caso vi dovrete accontentare di un background più o meno statico e le maschere che vedete o vedrete sono ovviamente finte. Vi anticipo inoltre che ci sarà una specie di crossover con un altro caso portato sul canale molto tempo fa, uno dei primi sulla zona oscura. Siamo in Polonia, anno 1999, come dicevo. Il protagonista del video si chiama Vladimir W., il cognome non è mai stato rivelato, ed anche il nome è in dubbio, potrebbe anche essere Vladislav, ma trattandosi di un dettaglio poco rilevante ai fini dell'esposizione, lo chiameremo appunto Vladimir. Vi dirò, è dubbia pure la foto, non sono sicuro che questo sia effettivamente lui, ma tanto immagino che in pochi saranno in grado di confutarla. All'epoca dei fatti, il ragazzo aveva 26 anni e dopo aver passato buona parte della sua vita nel Caucaso era tornato in Polonia, dove vivevano già suo padre e suo nonno. Erano infatti stati rimpatriati, come è accaduto a diverse famiglie della Polonia dell'Est, esiliate in Unione Sovietica ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. I due però erano tornati in patria anche per altri motivi che poi vedremo. Vladimir aveva una madre e una sorella che però non sarebbero mai tornate in Polonia, visto che i genitori del ragazzo si erano separati tempo addietro. Quindi Vladimir decise di trasferirsi in Polonia nel 1994, all'età di 21 anni. Nonostante fosse cresciuto in grande povertà, assieme a sua madre e sua sorella, una volta arrivato in Polonia era riuscito ad iscriversi al primo anno di medicina, salvo poi cambiare idea e passare a psicologia. Anche questi studi però vennero mollati dopo un paio d'anni di corso. Lasciata l'università, Vladimir si ritrovò disoccupato e senza dimora. Decise così di trasferirsi nel villaggio dove vivevano suo padre e suo nonno. Questi si erano stabiliti da tempo a Bricina, se c'è qualche polacco in ascolto ovviamente mi perdoni la pronuncia, paese situato nei pressi di Cracovia. L'idea fu piuttosto sorprendente in quanto tra lui e il padre i rapporti erano piuttosto tesi, anzi diciamo inesistenti. L'uomo, come detto, si era separato dalla moglie parecchi anni prima in quanto lei aveva scoperto una sua relazione extraconiugale. A rendere peggiore la situazione vi fu il fatto che l'amante del padre di Vladimir fosse un'amica di sua figlia, quindi circa 30 anni più giovane di lui. Ovviamente volarono stracci, come si può immaginare, e la famiglia della moglie in pratica lo costrinse ad espatriare e a tornarsene in Polonia, dove, come detto, l'uomo si trasferì assieme a suo padre. A quei tempi Vladimir era poco più che un ragazzino, e sarebbero dovuti passare diversi anni prima che anche lui tornasse in Polonia nel 1994. Nel periodo in cui il padre di Vladimir rimase lontano dalla sua famiglia, non fece alcun tentativo di mettersi in contatto con i figli, né diede una mano da un punto di vista economico, nonostante fosse un uomo di certo non ricco, ma comunque con delle possibilità. Per queste ragioni, Vladimir non aveva un grande affetto per lui, anzi, covava un astio maturato nel corso degli anni. Potrebbe quindi stupire il fatto che, dopo aver abbandonato l'università, decise di trasferirsi a casa sua, piuttosto che tornarsene in Caucaso da sua madre e sua sorella. Forse però anche questa decisione fu funzionale a tutto ciò che accadde poi. Nel periodo in cui visse a Bricina, Vladimir era disoccupato, quindi passava le sue giornate a leggere e praticare sport. I suoi sentimenti nei confronti del padre, comunque, non mutarono. L'odiava per la sua condotta immorale perché era stato causa di sofferenza e discredito per la sua famiglia. Così escogitò un piano affinché venisse punito per quanto aveva fatto. Nel maggio del 1999, con una scusa, attirò suo padre in cantina e qui cercò prima di stordirlo con un taser. Poi lo aggredì con un cacciavite, colpendolo al petto numerose volte e uccidendolo. Fino a qui tutto normale. Normale per un caso di true crime, ovviamente. La parte strana comincia adesso. Dopo averlo ucciso, Vladimir legò i piedi del padre e lo appese a testa in giù nella cantina. Poi, con una pala e uno scalpello, lo decapitò, raccogliendo il suo sangue in un secchio. Fece inoltre due grosse incisioni sulla parte posteriore delle gambe, più o meno all'altezza del ginocchio. Non se ne comprende il motivo, ma non credo temesse che potesse fuggire. Successivamente salì nella sua camera con la testa del padre sotto braccio, e lì iniziò la sua certosina opera di separazione della pelle dal teschio. Non appena ultimata la prima parte del lavoro, gettò quello che rimaneva della testa in giardino e poi passò alla seconda parte. Cucì la pelle che aveva distaccato dal teschio, utilizzando anche della plastica protesica, in modo da creare una vera e propria maschera da indossare. E la sua intenzione era proprio quella, indossarla.
Si tagliò i capelli a zero e poi mise la maschera da lui creata. Poi indossò anche gli abiti di suo padre, il suo cappello e i suoi occhiali. Vladimir uscì di casa e si sedette su una panchina. Non credo incontrò molte persone in quel lasso di tempo, ma apparentemente nessuno si accorse che stava indossando una maschera in pelle umana. Dopo un po' tornò a casa e qui incontrò suo nonno, appena rientrato. Ora, va detto che l'uomo era anziano ed aveva dei seri problemi di vista, eppure iniziò una conversazione con lui pensando fosse suo figlio e non suo nipote. I due addirittura fecero colazione insieme, ma più passava il tempo, più il nonno di Vladimir si rendeva conto che vi fosse qualcosa di strano nel comportamento e soprattutto nella voce di suo figlio, che Vladimir stava comunque cercando di imitare. L'anziano non disse nulla, ma appena finito di mangiare cominciò a girare per casa fino a quando, giunto in cantina, fece l'orribile scoperta. Fuggì immediatamente, correndo a bussare alla porta di un vicino da dove chiamò la polizia, dicendo che aveva ritrovato un corpo decapitato nella sua cantina. Disse che pensava fosse di suo figlio, ma non avendo la testa, non poteva esserne certo. Nel frattempo, avendo capito di essere stato scoperto, Vladimir uscì di casa, ma non scappò lontano. Anzi, si posizionò poco distante da casa sua, in modo da poter assistere all'arrivo della polizia e ai primi rilievi. Gli inquirenti trovarono in cantina il corpo del padre di Vladimir, legato per i piedi a testa in giù, con le mani allargate a simulare un crocifisso rovesciato. Sul pavimento un cacciavite, una pala e l'ormai celebre maschera di pelle. Nella camera di Vladimir invece vennero ritrovati tutti gli strumenti e i materiali con i quali l'uomo aveva cucito la maschera del volto di suo padre. Non vi fu alcuna caccia all'uomo. La polizia sapeva chi era il colpevole e lui, dopo essersi allontanato da casa, si sedette ad una fermata dell'autobus e attese che qualcuno venisse a prenderlo. Poco dopo, in effetti, arrivarono degli agenti e lo arrestarono. Durante l'interrogatorio Vladimir non cercò neppure di negare la sua colpevolezza. Disse che era stato lui ad uccidere suo padre. Il motivo? Lo odiava. Perché aveva tradito sua madre ed aveva abbandonato lui e sua sorella. Riteneva le sue azioni giustificate e punitive per la sua condotta immorale. Non vi fu alcun atto d'impeto. Aveva programmato la cosa da un po' di tempo e a tal proposito si era procurato tutto ciò che gli sarebbe stato necessario per l'omicidio e per... tutto il resto. Disse anche che considerava quanto da lui fatto una sorta di opera d'arte e che si era in parte ispirato al film Seven, dove il killer sceglie le proprie vittime in base alla violazione di uno dei sette peccati capitali. Per quanto riguarda la seconda parte del suo crimine, quella più surreale, Vladimir non diede molte spiegazioni. Disse solo che si mise a parlare con suo nonno per una sorta di gioco. Voleva vedere quanto tempo avrebbe impiegato a capire che non era suo figlio quello con cui stava parlando. Diede anche delle sommarie spiegazioni per aver legato il cadavere del padre decapitato a testa in giù e a braccia larghe. In effetti c'entrava la croce rovesciata ed il fatto che, come disse lui, un uomo può essere riconosciuto dai suoi valori piuttosto che dal suo volto. E forse per questo aveva deciso di toglierglielo ed esporlo in quel modo. Una serie di follie che ovviamente apparivano prive di logica, ma che denotavano una personalità altamente disturbata. Come vi ho detto, non esiste una foto dei protagonisti di questa vicenda, della location o degli interrogatori. Esistono solamente le foto della scena del crimine e della famosa maschera. Ovviamente io vi consiglio di non andare a cercarle, ma visto che so che lo farete, vi do direttamente il link dove le ho viste. www.murdertime.com/story/de-poland-experiment. Che dire, buona visione. Tornando a noi, c'è un'altra curiosità relativa a questo caso, come vi dicevo nell'introduzione. Sì, perché appena un anno prima, nella stessa zona, era avvenuto un crimine molto simile. Il corpo della 23enne Katarzyna Zovada, scomparsa qualche tempo prima, era stato rinvenuto scuoiato. Il killer aveva rimosso la pelle del torso per cucire un vero e proprio costume, indossabile, in pelle umana. Il caso di Katarzyna è il numero 2 in zona, quindi potete recuperarlo alla fine di questo video oppure cliccando sul link che compare magicamente in alto a destra. Noterete che la mia voce è un po' diversa, ma dipende dal fatto che allora usavo un microfono trovato nel sacchetto delle patatine. Gli inquirenti erano convinti che Vladimir fosse responsabile anche dell'omicidio della ragazza, tanto più che i due avevano anche frequentato la stessa università pur non conoscendosi. In realtà Vladimir non aveva nulla a che fare con lo scempio del cadavere di Katarzyna Zovada. Il responsabile era un altro e, come potrete ascoltare nel video dedicato, venne individuato e arrestato molti anni dopo. Per quanto riguarda Vladimir, o Vladislav W., gli venne diagnosticato un disturbo borderline della personalità ed una schizofrenia paranoide. Circostanze che ovviamente gli impedivano di comprendere appieno le conseguenze delle sue azioni. Questo non fu tuttavia sufficiente ad evitargli il carcere, visto che venne condannato a 25 anni di prigione che, da quanto ho capito, sta scontando in Russia. Visto il suo stato mentale, comunque, non so se verrà mai rilasciato.
ammesso che ovviamente sia ancora vivo. E per l'incredibile caso di oggi è tutto, cari amici in zona. Di follie qui se ne vedono tante, ma una maschera di Halloween fuori stagione in pelle umana ancora non mi era capitata. Quanto accaduto a Bricina, più che una storia vera, pare un film horror a basso budget. Vladimir dice di essersi ispirato a Seven, ma anche titoli come Il silenzio degli innocenti e Non aprite quella porta potrebbero adattarsi bene a questa vicenda. Certo, il protagonista andava in giro con un cacciavite e non con una motosega, ma lasciamo stare i dettagli. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato fino in fondo e vi do appuntamento ai prossimi video in zona. Nel frattempo, non vi allontanate troppo. Alla prossima.